Siamo a Roma, alla Fondazione Musei Arte Musei, dove è in corso una mostra davvero eccezionale, tutta dedicata ad Akbar. Akbar, che era un sovrano mogul analfabeta, ma nonostante fosse analfabeta, è riuscito a creare una delle civiltà e una delle rappresentazioni non solo artistiche, tra le più importanti del mondo. E chiediamo a una delle curatrici, Sabrina Ciolfi, di raccontarci questa scelta di avere qui a Roma più di 300 opere, tutte legate all'arte in questo periodo mogul in cui regnava Akbar. Sì, Akbar è il grande, è l'appellativo che si dà ad Allah, a Dio, quindi Akbar è il più grande di tutti gli imperatori mogul. E è stato scelto di rappresentare il suo periodo e le opere che raccontano il suo regno perché è una figura molto importante, una figura particolarmente illuminata nello scenario della politica, della storia indiana ma anche mondiale. Quindi un uomo che ha accolto a corte esponenti di varie religioni da tutto il mondo, anche i gesuiti erano alla corte di Akbar agli inizi del 1600, e così aperto, così interessato alle altre culture, alle altre religioni, da essere appunto passato alla storia per questo. E poi grande mecenate delle arti, dell'architettura, della pittura, della musica. E in questa mostra vengono appunto esposte molte delle opere che hanno caratterizzato il suo regno, in particolare miniature, abbiamo dei tappeti, dei gioielli, delle armi meravigliose, in particolare due teste di bronzo di leone che vengono dalla sua corte, e tutte opere che arrivano dai più grandi musei del mondo, da New Delhi, da Londra, Vittoria d'Albert Museum, da New York, da Vienna, dal Kuwait, proprio a formare una collezione unica, una mostra unica per il suo genere, per la completezza delle opere, per il numero delle opere. La cosa che stupisce visitando la mostra è la raffinatezza estrema che tutti probabilmente non credono si possa riferire ad un mondo lontano, il mondo mogul, il mondo persiano, anche se era in India, di accezione musulmana comunque. Le miniature parlano da sole, le miniature sono dei capolavori di raffinatezza, di storie messe una sull'altra, raccontate le cacce, gli incontri a corte, e gioielli bellissimi, tappeti rarissimi, e dunque una rappresentazione da parte di un mondo lontano, l'Iran, l'Afghanistan, che a noi oggi sembra selvaggio, ma che ha una visione davvero paragonabile al nostro Rinascimento. Assolutamente, quindi l'impero di Akbar, il periodo di Akbar unisce il meglio dell'arte, dello stile persiana del tempo a una forma d'arte hindu che proprio grazie ad Akbar, che è il terzo imperatore della dinastia, ha trovato un suo punto d'unione. Quindi il regno di Akbar si caratterizza proprio per questo sincretismo non solo religioso, come dicevo, ma anche artistico, che ha dato vita a delle opere meravigliose, a uno stile architettonico, pittorico, musicale, che poi ha avuto ha dettato anche legge nei secoli successivi, non solo in India ma anche nella nostra arte. Akbar, nonostante fosse illetterato, il che vuol dire poco a questo punto, organizzava i giovedì gli incontri in cui lui invitava intellettuali, musicisti, religiosi, per cui si discuteva, come si può discutere oggi ad un circolo o come si faceva nell'epoca umanista, rinascimentale, e questo dimostra la sua grande apertura anche nei confronti delle altre religioni e delle altre culture. Sì, ed è proprio questo il motivo che ha portato la Fondazione Roma, in particolare il suo presidente, il professor Emanuele, a scegliere
a volere questo personaggio per questa grande mostra, proprio perché rappresenta un'idea di tolleranza, di apertura verso il diverso, e che è, crediamo, anche un segnale di grande importanza, per un segnale di pace e di tolleranza per il nostro tempo. Un'altra iniziativa molto interessante e anche curiosa, se vogliamo, è quella che lei ha principalmente organizzato, dedicata ai film di Bollywood, di cui si pensa di sapere molto, ma fondamentalmente si sa veramente poco. Sì, sono quindi la curatrice di Bollywood Film Meeting Roma, un'altra scommessa che la Fondazione Roma ha accettato, ha voluto proporre. E quindi abbiamo voluto rappresentare in 17 film la Bollywood contemporanea, quindi il cinema di Bollywood. Per Bollywood intendo non il cinema indiano o il cinema sull'India, come spesso si pensa, si tende un po' a generalizzare, ma proprio il cinema prodotto nella città, negli studi di Mumbai, in lingua hindi. Quindi la selezione, proprio il progetto scientifico, è mirato a questo genere di film. Prodotti tutti negli ultimi 2-3 anni, quindi proprio perché è un momento di grandissimo fermento nella cinematografia bollywoodiana, le grandi case di produzione stanno sperimentando sempre di più, quindi linguaggi, temi, tecniche nuove, e d'altra parte si assiste allo sviluppo sempre crescente della cinematografia indipendente, che sta attraendo l'interesse dei più grandi festival internazionali, ed è proprio questo che vogliamo rappresentare. E ormai siamo quasi al termine, terminerà domenica 9, abbiamo aperto lo scorso giovedì 29 novembre e sta avendo tantissimo successo. Sono molto felice perché abbiamo avuto delle persone che sono entrate per caso il primo giorno e le abbiamo viste tutti i giorni anche a vedere le repliche, quindi c'era bisogno forse di gettare un po' uno sguardo al di là dei nostri confini. E così, spesso siamo un po' snob nei confronti delle altre cinematografie, soprattutto orientali, invece questa rassegna dimostra che sono molto interessanti e che ci sarebbe appunto ancora molto da parlarne. A parte che la cinematografia di Bollywood è forse, credo, la prima nel mondo. Che cosa lei, da studiosa, da sociologa, da indologa, da questa rassegna e comunque dalla cinematografia fatta in India, cosa esce? Cosa esce? Esce un'immagine di un'India nuova, quindi anche per questo il cinema attuale è molto realista, quindi abbandonato un decennio tra metà anni 90 e metà anni 2000 di storie romantiche, strappalacrime, anche un po' melense talvolta, che rappresentavano una realtà molto edulcorata. Oggi il cinema vuole rappresentare anche l'India attuale, moderna, contemporanea, e quindi ne esce un'immagine molto completa dei sogni, delle aspirazioni dei giovani, dell'atteggiamento anche degli indiani residenti all'estero che tornano in India, che è molto interessante, delle città, in particolare Mumbai viene dipinta e diventa protagonista in diversi film, le feste religiose nelle grandi città che diventano appunto un'occasione anche di aggregazione. Quindi questo cinema vuole veramente mostrare l'India attuale, dobbiamo così spogliarci un po' dei cliché dell'India fatta di Gandhi, per carità, grandissima figura storica, di Madre Teresa, dei villaggi, della New Age. L'India di oggi è l'India del futuro, è un paese di 1.200.000.000 di persone, di cui circa un 300 milioni di classe media, che sono persone che hanno bisogni e desideri molto simili ai nostri, che desiderano viaggiare sempre di più, e una popolazione prevalentemente giovane, particolare, per cui assolutamente il cinema ci dà anche uno spaccato di vita reale che forse con altri mezzi di comunicazione ci arriva poco. Grazie Sabrina Cioldi.